Buongiorno ragazzi, per voi cosa saranno le 3 del mattino, le 4? Direttino notturno, ragazzi, sono giornate veramente pienissime, pienissime. Approfitto che il fiammo lavora per lavorare la sera anche, perché se no non ce la faccio. Quindi meno male che ho ancora energia e sono ancora bella sveglia, abbastanza, dai. Allora, tanto poi la vedete, comunque sia domani mattina per voi. Questa mattina. Vabbè, comunque, quello che volevo dirvi oggi è che sono iniziati nuovi ebook di coppia. Dopo aver fatto le armonizzazioni, alcune persone hanno scelto di proseguire questo percorso con l'ebook. E devo dire che stanno uscendo veramente dei percorsi molto belli, molto profondi, molto introspettivi, proprio perché le rune ti aiutano nell'introspezione, ti aiutano nel silenzio, ti aiutano a comprendere meglio le tue emozioni, a stare nelle tue emozioni, a viverle, passatemi il termine, a smazzartele. E stanno iniziando tutti con bellissimi messaggi, e dopo i messaggi ovviamente arrivano poi a volte anche le spiegazioni del messaggio, perché le rune parlano in termini molto rurali, diciamo, no? Parlano molto di raccolto, parlano molto di frutti, in una addirittura sono usciti tuberi, sono molto rurali, quindi poi ovviamente sotto vi metto la spiegazione, ok? Giusto perché se no ho detto oddio, cos'è questa roba? Quindi ovviamente per quei messaggi che non sono comprensibilissimi al momento, ovviamente metto la spiegazione e poi arrivano gli esercizi. Gli esercizi ovviamente sono sempre connessi alle rune, a questa energia. Stanno uscendo molti esercizi sulla Luna Laguz, eh? Sì, Laguz è la runa del femminile, una runa connessa all'energia femminile, una runa connessa all'acqua, una runa connessa all'intuito, è l'elemento del secondo chakra. Quindi lavare emozioni da ciò che ci svia. Nell'utilizzarle per la nostra evoluzione. Questo lavare le emozioni, secondo me, è un messaggio molto bello, perché significa proprio entrare nell'essenza dell'emozione per usarla veramente al meglio, affinché ci possa portare alla saggezza. E questo presuppone ovviamente un non giudizio di qualsiasi emozione tu provi, perché in realtà non è che ci sono emozioni né negative o positive, con basse vibrazioni o con alte vibrazioni, perché bisogna sempre stare nelle vibrazioni alte. No, ragazzi, bisogna stare dove sei. Se tu ora sei nella disperazione, stai nella disperazione, ma usala per raggiungere uno stato di maggiore consapevolezza. In questo modo, quale vibrazione ha? Nessuna. Né alta né bassa né media.
È semplicemente un'emozione, prendila per quella che è, senza stare a pensare, ah no, perché devo stare nelle vibrazioni alte, cosa vuol dire? Non vuol dire niente, ragazzi, questa cosa di stare nelle vibrazioni alte non vuol dire niente, stai dove sei. Stai dove sei e usa quel tuo stare per comprendere te stessa, per comprendere quello che sta accadendo, per comprendere che cosa ti sta accadendo e sfruttalo. Facciamo in modo che anche queste emozioni che non ci piacciono tanto ci siano utili per il cammino. Non sprechiamole, non sprechiamole. E negli ebook accade proprio questo, no? C'è questo cammino verso questa immersione in queste emozioni per vederle per quello che sono, senza, cioè senza giudizio, lavandole, per non sprecarle. Questo è quello che sta comunque arrivando, a parte poi anche assorbire l'energia della runa con dei movimenti particolari. Con i Galdr stanno uscendo veramente percorsi molto, molto profondi e che sicuramente porteranno queste coppie ad una consapevolezza e ad una saggezza veramente importanti. Niente, volevo darvi anche a voi questi spunti per riflettere comunque sul cammino di fiamma. Perché è proprio arrivato il momento di smettere di scappare da voi stessi, ma guardare quello che c'è e sfruttarlo al meglio per il cammino. E ragazzi, per chi vuole armonizzazioni, oppure per chi le ha già fatte e vuole continuare con l'ebook, ovviamente vi manda un messaggino su Instagram elisa-silviacoda, oppure su Messenger elisa-silviacoda, oppure su info@elisasilviacoda.com. Vi mando un grande abbraccio, io continuo a scrivere, a lavorare ancora un pochino e ci vediamo domani. Ciao!